Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni, che come ogni giovedì va in onda la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, condotta da Radio Gamma su 94 FM, che trasmette da via Belzoni 9 a Cadoneghe. Oggi sono da solo, non c'è Francesco a farmi compagnia. E continuo la trasmissione della volta scorsa. Ricordo che il nostro ciclo di trasmissioni riguardante un fatto, scusate, molto importante per ogni secolo, dall'800 al 1689, ha uno scopo ben preciso, cioè ha lo scopo di osservare qual è il comportamento della stregoneria per costruire il divenire umano. Quello che abbiamo parlato l'altra volta, l'arrivo della peste in particolare, cioè la variazione veloce di una situazione sociale, avrebbe dovuto servire per far comprendere come gli stregoni, davanti a un cambiamento veloce della situazione e dei contenuti del sistema sociale, abbiano agito immediatamente per introdurre quei fattori di variazione che avrebbero portato alla nascita dell'illuminismo, avrebbero portato a livelli diversi di libertà. Perché vi dico questo? Perché anche parlando dell'attività della stregoneria dall'800 al 1789, si basa quasi esclusivamente come trasformazione all'interno del sociale, all'interno del sistema in cui viviamo, dell'arte dell'agguato. Quando abbiamo fatto il crogiolo dello stregone, abbiamo parlato dell'arte dell'agguato ed era la capacità di agguantare qualsiasi cosa, organizzarsi per afferrare qualsiasi cosa. Bene, l'arte dell'agguato in questo caso è messa a livello sociale, cioè si sviluppa sull'intero corpo sociale. Da Castaneda invece proviamo a leggerci cosa ci dice sulla capacità di essere veloci nell'afferrare le novità che arrivano. Castaneda nel suo viaggio a Ixtla mette in bocca a Gennaro quello che vi sto per leggere ora. C'è qualcosa che ormai dovresti conoscere, disse Don Juan. Io lo chiamo centimetro cubo di opportunità. Tutti noi, guerrieri o no, abbiamo un centimetro cubo di opportunità che di quando in quando ci spunta davanti agli occhi. La differenza fra l'uomo medio e il guerriero è che il guerriero se ne rende conto e uno dei suoi compiti consiste nello stare allerta, aspettando deliberatamente, così che quando il suo centimetro cubo spunta, il guerriero ha la velocità necessaria, l'abilità richiesta per coglierlo. Il caso, la fortuna, il potere personale, o comunque lo si voglia chiamare, è uno stato di cose particolare. È come un piccolissimo bastoncello che sbuca davanti a noi e ci invita a tirarlo su. Di solito siamo troppo occupati o preoccupati o semplicemente troppo stupidi e pigri per capire che quello è il nostro centimetro cubo di fortuna. Mentre il guerriero è sempre allerta e compatto e ha l'agilità e la capacità necessarie per afferrarlo. Questo è quanto dice Don Juan, scusate, Castaneda per bocca di Don Juan. In realtà la velocità per afferrare le opportunità è data dalla capacità che ha l'individuo, dalla sua pratica costante nel mescolare il proprio crogiolo. Mescolando tutti gli elementi che abbiamo messo nel crogiolo, noi abbiamo la velocità e siamo pronti per afferrare qualsiasi cosa si sviluppi. E qualsiasi cosa che si presenta a noi è una cosa prodotta dall'intento. Cioè, l'intento in stregoneria è la forza più immane che agisce affinché gli esseri umani, affinché gli esseri di qualsiasi specie sviluppino la propria specie fino a diventare eterna. L'intento è questo fare che è sia oggettivo sia all'interno dei singoli esseri. Vediamo un attimino cosa dice invece sempre Castaneda a proposito dell'arte dell'agguato in se stessa, letta da Il potere del silenzio di Castaneda.
Don Juan mi prese gentilmente per un braccio e mi fece sedere in una comoda poltrona. Poi si sedette di fronte a me, mi guardò fisso negli occhi e per un attimo non riuscì a spezzare la forza del suo sguardo. Gli sciamani tendono continui agguati a se stessi, disse, con tono rassicurante, quasi cercasse di calmarmi col suono della sua voce. Volevo dire che il mio nervosismo era passato e che forse me l'aveva provocato la mancanza di sonno, ma non mi lasciò proferire parole. Mi assicurò di avermi già insegnato tutto quello che c'era da imparare sull'agguato, ma io non l'avevo ancora recuperato dal profondo della consapevolezza intensa dove l'avevo immagazzinato. Gli confessai di provare la sgradevole sensazione di essere in trappola. Sentivo che c'era qualcosa dentro di me, qualcosa che mi faceva sbattere le porte e prendere a calci i tavoli, qualcosa che mi frustrava, rendendomi irascibile. La sensazione di essere in trappola, la prova ogni comune mortale, disse. È un ricordo del nostro rapporto con l'intento. Per gli sciamani questa sensazione è anche più acuta, proprio perché mirano a sensibilizzare il loro anello di collegamento fino a farlo funzionare a volontà. Quando l'anello di collegamento fra l'essere umano e l'intento è sottoposto a un'eccessiva pressione, gli stregoni l'attenuano tendendo agguati a se stessi. Non riesco ancora a capire quel che tu intenda per agguato, osservai, ma credo di sapere a un certo livello cosa vuol dire. Allora cercherò di chiarire quello che sai. L'agguato è un procedimento estremamente semplice, è un comportamento speciale che segue alcuni principi. L'agguato è un comportamento riservato, furtivo, ingannevole, inteso a dare uno scossone. Quando si tende l'agguato a se stessi, ci si scuote usando il proprio comportamento con astuzia e spietatezza. Mi spiegò che quando la consapevolezza di uno sciamano era soffocata dal peso della propria immissione percettiva, come stava accadendo a me, il migliore o forse perfino l'unico rimedio stava nell'usare l'idea della morte per provocare lo scossone dell'agguato. Ora, sia Castaneda che Don Juan, cioè in tutti i Castaneda, l'agguato è usato sempre rispetto a delle situazioni specifiche e rispetto a se stessi. Mentre invece tutta la stregoneria ha sempre usato l'agguato sia per trasformare se stessi, per esempio l'agguato si può usare per agguantare i propri difetti, le proprie manchevolezze e trasformarle, sia come azione all'interno del sistema sociale in cui viviamo, cioè sia per cambiare le condizioni, per migliorare le condizioni del sistema sociale. Solo che l'agguato non risponde a delle regole morali, l'agguato risponde solo alle esigenze del suo intento e i mezzi che usa sono i mezzi che appartengono all'intento. Per cui nella stregoneria il fine non giustifica i mezzi, ma sono e nemmeno i mezzi determinano il fine, ma l'uno e l'altro sono la stessa cosa. Cioè, non si raggiunge un fine nobile con mezzi ignobili, né si ha un fine ignobile con mezzi nobili, ma l'uno e l'altro vanno di pari passo. Per cui il fine può essere letto attraverso i mezzi che si usano per perseguirlo. E questa è la tecnica dell'agguato. Per cui, quando io vi ho parlato l'altra volta, ho tentato di leggervi quel piccolo decalogo che avevo formulato. In pratica, in tutto quello che noi stiamo leggendo nei fatti, abbiamo individuato che cos'è l'orrore. Cioè, sull'orrore noi abbiamo puntato l'intento. Vediamo un attimo di ricapitolare l'orrore, cosa la stregoneria ha compreso e portato nella ragione dell'orrore. Quando l'orrore arriva, ha un solo scopo: impossessarsi degli esseri umani attraverso l'occupazione e la gestione del comando sociale. I suoi bisogni lo portano a saccheggiare ogni presente. Distrugge quanto non conosce per paura della sua pericolosità. L'orrore ha solo due mezzi con i quali dominare la ferocia e il terrore. Nasconde la propria ferocia e il proprio terrore imputando tale attività ai propri nemici. Si cerca alleati fra chi vive nutrendosi di ferocia e di terrore. Disprezza il nuovo e il diverso, distrugge il sapere e la conoscenza per dominare meglio. Nel sistema sociale da lui dominato deve mantenere il livello più misero di conoscenza e di sapere. Considera gli esseri umani una sua proprietà,
svia l'attenzione degli esseri umani dalla sua attività, combattendo altre forme di orrore, salvo alleandosi e accordandosi quando il controllo degli esseri umani rischia di sfuggirgli. Anche se l'orrore viene identificato attraverso l'attività degli esseri umani, l'orrore ha una sua propria vita, propri bisogni e cerca alleati fra gli esseri umani adatti a servirlo. Cosa ha dedotto la stregoneria per l'uscita dall'orrore? Per l'uscita dall'orrore non è possibile un atto di bacchetta magica. Perché non è possibile? Perché l'essere umano non è creato, è costruito dal primo attimo in cui la prima cellula vitale comincia a riprodursi. Per cui l'orrore tenta di impossessarsi e interiorizzarsi agli esseri umani. Allora sono necessari dei cambiamenti molto lunghi, molto accorti. E fra i principi che sono stati elaborati sono questi. Ricordare sempre come gli esseri umani sono costruiti dall'orrore in funzione del suo divenire. Non è possibile costruire l'uscita dall'orrore partendo da esseri umani che, anche se subivano la parte peggiore dell'orrore, sono stati educati dall'orrore. Davanti alle difficoltà generate dalle contraddizioni dell'esistenza, useranno mezzi appresi dall'orrore, riproducendo l'orrore stesso. Per costruire un processo d'uscita dall'orrore è necessario imporre dei cambiamenti che soddisfino l'avidità dell'orrore, ma nello stesso tempo imbocchino sequenze di mutamento diverse. L'orrore si serve di essere umani avidi. Per battere costoro è necessario essere avidi di libertà, necessità, giustizia, sapere, conoscenza, abilità nel palpare il mondo. Per battere l'orrore è necessario sviluppare la percezione e il sogno di mondi diversi. Il sogno costruisce l'utopia ideale, la percezione cerca i mezzi per realizzarla. Per battere l'orrore è necessario costruire pensieri diversi relativi a bisogni che, anche se stuprati dall'orrore, inducono le persone ad agire per soddisfarli. Per battere l'orrore è necessario cogliere quanto di nuovo si presenta dall'oggettività. È necessario essere veloci per cogliere il nuovo e spingerlo verso i mutamenti prima che l'orrore lo trasformi in un suo strumento. L'orrore, tanto più circoscrive la sua azione, tanto maggiore è il controllo sugli esseri umani. Tanto più si allarga il campo d'azione coinvolgendo altre contraddizioni e altre situazioni, tanto più facile risulta l'uscita dall'orrore. Tanto maggiore è il numero degli esseri umani che sviluppa la propria percezione, tanto più difficile per l'orrore averne il controllo. Tanto maggiore è il numero degli esseri umani che chiedono la soddisfazione dei propri bisogni, tanto minore è la capacità dell'orrore di condizionarli. Tante più sono le vie, i sogni, le utopie che tentano di costruire il futuro, tanto minore è la possibilità dell'orrore di affermare il proprio dominio. Scusate. Questi sono i principi fondamentali che la stregoneria applica all'interno della sua azione dell'agguato. E l'azione dell'agguato della stregoneria sociale, cioè della stregoneria che agisce sul piano sociale, ricordiamo sempre che uno stregone non è un santone sulla montagna, né l'eremita nel deserto, è sempre un essere sociale e pratica questi principi sempre. Sempre, perché quando non può praticare questo tipo di principi si ritira e non pratica niente. E vediamo dove sono stati praticati questi principi, parlando del filosofo del XIV secolo. E il filosofo del XIV secolo è Guglielmo d'Occam. Scusate un attimo. Guglielmo d'Occam, detto Dottor Invincibilis, per la sua arte logico-oratoria. Fu un francescano e studiò ed insegnò ad Oxford per alcune dottrine sospette. Fu invitato a comparire nel 1324 davanti alla corte papale di Avignon. Ricordo che proprio in questo periodo i francescani si stavano dividendo in varie sette, no? Cioè in vari gruppi, in varie congreghe. Una di queste congreghe viene a fare capo a Fra Dolcino. Un'altra di queste congreghe, attraverso tutte le trasformazioni, diventerà quelli che oggi chiamiamo i frati cappuccini.
I frati cappuccini vengono elevati al rango di congregazione religiosa da un certo, mi sembra, Paolo V. Non vorrei sbagliarmi adesso perché l'ho fatto. Comunque fa conto nel XVII secolo. Quali sono le differenze fra i dolciniani e i cappuccini? Cioè, perché i dolciniani vengono massacrati? E i cappuccini invece diventano una delle armi formidabili in mano alla Chiesa all'interno dei sistemi sociali? È molto semplice. I dolciniani parlavano di povertà esattamente come Francesco d'Assisi. Però anziché dire ai poveri, voi poveri dovete essere poveri, dovete subire la povertà, andavano dai ricchi a dirgli la vostra ricchezza costruisce la povertà dei poveri. Dunque, voi dovete cessare di essere ricchi, dovete cessare di saccheggiare le persone indifese. Per questo motivo la Chiesa fece macellare i dolciniani. A differenza di questi, invece, i cappuccini praticavano la povertà, ma praticavano la povertà fra i poveri, esaltando la loro povertà. In pratica cosa facevano? Dicevano che la povertà dei poveri era una cosa molto bella, era una cosa molto dolce, era bello essere poveri, era bello non aver niente, era bello non dover dipendere dalle ricchezze della vita. E questo faceva molto comodo alla Chiesa cattolica. Per cui i cappuccini divennero un'arma di distruzione del sistema sociale, mentre i dolciniani finirono sul rogo e vennero ammazzati. Questo è tanto per comprenderci. E il nostro Guglielmo d'Occam era appunto un francescano. Per alcune dottrine sospette fu invitato a comparire nel 1324 davanti alla corte papale di Avignon. In seguito fu trascinato nella controversia teologica nell'ambito del francescanesimo sulla povertà di Cristo. La controversia consisteva se Gesù fosse padrone degli abiti che indossava. Era la domanda dei francescani a cui la Chiesa Cattolica rispondeva che Gesù poteva appropriarsi del profumo della donatrice e rubare l'asino per l'entrata in Gerusalemme. Dunque, la Chiesa poteva rubare per esaltare la propria funzione missionaria. Infatti, la questione non era se Gesù era o non era povero, ma se la Chiesa poteva o doveva essere povera. Colpito da scomunica, Guglielmo si rifugiò a Pisa, quindi a Monaco, dove sotto la protezione dell'imperatore continuò ad esercitare la propria funzione di generale dei francescani. Solo poco prima di morire restituì il sigillo. Il pensiero di Occam era perfettamente in linea con le esigenze teologiche della Chiesa Cattolica. Se da un lato egli combatteva contro una visione verticistica della Chiesa, dall'altra ne esaltava il ruolo in termini filosofici e ideologici. Egli combatté l'ambizione di filosofi di costruire prove razionali delle verità della fede. La fede, diceva, è fuori dalla ragione. La fede non può essere imposta con la violenza. La fede può essere imposta con la violenza, ma non può essere dimostrata logicamente. Infatti, ancora oggi, i preti non sono in grado di dimostrare la logicità dell'esigenza della fede e sono costretti a soccombere alle altre religioni in quanto all'interno di un regime che garantisce la libertà di ogni fede sono costretti a soccombere nonostante continuino a mettere in ginocchio i bambini incapaci di difendersi. Dio, dice Occam, potrebbe essere conosciuto solo se ne avessimo una conoscenza diretta, ma dice che per l'uomo è impossibile. In realtà, egli sa benissimo che è impossibile per chiunque, in quanto non esiste nessun Dio creatore. Occam, con queste posizioni, mette fine al discorso degli scolastici, il cui scopo era quello di dimostrare attraverso la logica e le prove l'esistenza di Dio. Dall'altro, pone le basi per separare la filosofia dalla teologia. Sono strade diverse, egli afferma. In realtà, egli dimostra implicitamente il fallimento e la truffa della filosofia che ha alla sua base il Dio creatore. Una filosofia che ha alla sua base una truffa, altro non può fare che svolgere un tema truffaldino. Quando un sistema filosofico parte da premesse false, è falso in sé. Occam non emancipa, come alcuni vorrebbero, la filosofia, ma intende soggiacerla al concetto del Dio creatore.
separando la filosofia dalla teologia, e gli altri non fa che far soggiacere la filosofia alla teologia, impedendo alla filosofia di sviluppare la critica alla struttura teologica in quanto oggetto diverso dalla filosofia stessa. Ciò che non è dimostrabile è ipotizzabile a priori. Il Dio teologico viene imposto educazionalmente e la filosofia non lo può discutere. Questo è il progetto Occam. Lo stesso concetto di libertà in Occam è il concetto di libertà del possesso. Dio possiede gli esseri umani, i quali non determinano il proprio divenire attraverso le loro azioni, ma indipendentemente dalle loro azioni Dio interviene col suo libero arbitrio, che non è condizionabile dalle azioni stesse. E questo è un punto molto importante, lo abbiamo già trovato in Gali all'interno dei musulmani. In pratica, il libero arbitrio è fatto da Dio, e chi pretende attraverso le buone azioni, attraverso il rispetto dei precetti divini, di andare in paradiso, è uno che deve andare all'inferno perché pecca di superbia. Cioè, il giochetto del qualunque cosa fai io ti frego sempre è un giochetto che è molto furbo. Per cui, anche se tu ti comporti bene, andrai comunque all'inferno. E invece, se tu ti comporti male, Dio potrebbe deciderti di farti andare in paradiso. Da qui il concetto di angoscia in Kierkegaard, in quanto nessuno può sapere cosa Dio decide. Egli non decide in base alle azioni, ma in base al proprio libero arbitrio, in quanto Dio non può essere condizionato dalle azioni umane. Questa proiezione Occam la esercita anche nei confronti della Chiesa Cattolica, che essendo questa emanazione di Dio e sua rappresentante in terra, non è tenuta all'osservanza delle leggi e dei precetti. Ella è indipendente dalle leggi e dai precetti, in quanto le leggi e i precetti determinano i comportamenti dei sottoposti ad essa, ai più deboli, a chi non si può difendere. D'altronde, egli combatte per una chiesa più furba nel pascolare il suo bestiame, una chiesa tollerante nei confronti della ricerca filosofica e una chiesa come libera comunità dei credenti e senza gerarchia. Questo gli costa la scomunica. Vediamo come le idee si facciano largo fra mille difficoltà. Da un lato, la necessità di determinare Dio come padrone degli esseri umani, una determinazione funzionale al divenire della Chiesa, e dall'altra l'esigenza di vedere la Chiesa in modo diverso, un'adesione funzionale fra appartenenza e realtà, fra apparenza e realtà, dove l'apparenza della propaganda diventi la realtà del quotidiano. A questa buffonata reagisce la Chiesa, che in quanto rappresentante di Dio in terra non può tollerare in nessun caso la menomazione del suo potere. Sono gli esseri deboli che devono essere messi in ginocchio, non le gerarchie. Occam, inoltre, porta avanti il discorso dell'indipendenza scientifica dal condizionamento della teologia e della metafisica in generale. È proprio questo concetto di indipendenza, che vedremo in altri filosofi sarà ancora più marcato, sai, Francesco Bacone, e hanno anche un altro valore gerarchico. Francesco Bacone è anche viceré della regina d'Inghilterra, insomma, cioè ha una funzione sociale molto elevata, cioè una funzione all'interno del comando sociale molto elevata, per cui la sua parola pesa, non è Occam che è uno qualunque. E vedremo come la distinzione fra i due sarà uno dei semi fondamentali che costruiranno la ragione e costruiranno il pensiero illuminista. Quando Occam parla dell'esperienza sulla quale costruire l'individualità, introduce il concetto di divenire, introduce il concetto di indipendenza della ricerca del sapere dall'assolutezza del sapere di Dio. Rimane tipico della filosofia inglese l'atteggiamento empirico che, costruito da Ruggero Bacone, troverà in Occam un suo alleato. Ma se l'esperienza determina il divenire delle persone, che ne è di Dio? Ma la teologia è un'altra cosa, dice Occam. I percorsi cominciano a far breccia nel pensiero degli esseri umani. L'aspetto dell'empirismo giocherà un gran brutto scherzo ai filosofi. Scopriranno il circostante, scopriranno il potere dell'essere natura, scopriranno il concetto divino di libertà come potere di essere e non come possesso degli esseri umani da parte di Dio.
scopriranno gli esseri divini che ci circondano e scopriranno il Dio che dentro di noi spinge per crescere. Ecco, questa è l'esposizione e cosa ne pensiamo noi del pensiero di Occam. Da un lato Occam vuole rafforzare la Chiesa e dall'altro lato Occam tenta di sganciare il controllo del concetto di Dio, il controllo teologico, dal controllo della filosofia. Questa operazione si svilupperà fra il 1400 e il 1700 e sarà un'operazione fondamentale. Quando sono arrivato oggi in radio, Franco mi ha fatto vedere gli striscioni che sono stati appesi fuori dalla radiogamma. Io posso anche capire che questi siano dei poveri tipistelli, però questi poveri tipistelli, per quel che mi riguarda, non sono solo loro responsabili. I responsabili sono chi ha seminato l'intolleranza religiosa e sarà mio carico e mio dovere esporre queste preoccupazioni alle autorità, perché l'attentato alla libertà religiosa è un attentato alla Costituzione. Questo deve essere chiaro. Comunque farò degli esposti a chi di dovere. Vediamo un attimino la nostra bellissima rassegna stampa. Allora, l'abbiamo trasciata l'altra volta, oggi invece abbiamo qualche minuto ancora per poterne parlare. Allora, solo VIP per Madre Teresa di Calcutta. Naturalmente, finalmente hanno festeggiato il controllo sui poveracci che la Madre Teresa di Calcutta ha fatto. Hanno fatto loro festa, tanto la Madre Teresa di Calcutta ha costruito i lager nei quali nascondere chi stava morendo, anziché tentare di cambiare le situazioni. E al funerale giustamente c'era la gente che conta, chi ne ha beneficiato del suo lavoro. Auguri. Il Vaticano sulla famiglia, dal Gazzettino 13 del 9 del 97. La sterilizzazione è una vergogna senza frontiere. Questo è ciò che dice il Vaticano a proposito della sterilizzazione che avviene anche in Brasile. Ricordo che in Brasile la parola aborto è una parola vietata e comporta l'arresto. In Brasile ci sono i niños de rua, ricordiamoci, e c'è anche chi ci fa il tiro a segno. Io capisco benissimo che al Vaticano piaccia molto il tiro a segno ai nini de rua e capisco che vorrebbe ancora più selvaggina a cui far tiro a segno, ma gli esseri umani non sono bestiame e questo sia il Vaticano sia il Dio dei cristiani devono metterselo bene in testa. E le persone hanno dei diritti sociali e hanno il diritto quando nascono di avere un buon futuro. Per cui l'attacco che fa Wojtyla alla sterilizzazione è solo un attacco per aumentare la miseria. Ricordo come Wojtyla e la sua congrega abbiano cacciato dalla chiesa Leonardo Boff, che era uno dei preti della teologia della liberazione, cioè uno di quelli che dice bisogna essere poveri, bisogna dirlo ai ricchi, non ai poveri. È stato cacciato via. Pertanto questa affermazione del Vaticano, la sterilizzazione è una vergogna, è vergognoso per il Vaticano stesso, cioè devono vergognarsi, Wojtyla deve vergognarsi di questo, cioè umiliare la gente che non si può difendere, la gente povera, è solo vergognoso. Ribadito il no alla pena di morte nel Catechismo Cattolico, non è assolutamente vero. Nel Catechismo Cattolico non solo non si ribadisce il no alla pena di morte, ma si ribadisce il diritto del più forte di uccidere il più debole. Cioè non si dice se una persona esercita il suo diritto alla legittima difesa può uccidere qualcuno. No, dice che lo Stato, il governo, le nazioni, il padrone può uccidere chi è il più debole, chi non si può difendere, a sua discrezione. Infatti gli aggettivi sono tutti aggettivi che non significano assolutamente niente se non vengono riempiti di significato. E puntualizza ulteriormente il Catechismo che oggi il ricorso alla pena di morte, i casi per cui si ricorre sono molto pochi, cioè ci sono pochi casi che la Chiesa Cattolica considera validi per ricorrere alla pena di morte, mentre invece in passato era di più. In realtà cosa vuol fare la Chiesa?
vuole giustificare l'omicidio Giordano Bruno, l'omicidio Vanini, l'omicidio di milioni, milioni, milioni di persone. Vuole giustificare il suo traffico di schiavi, vuole giustificare la distruzione degli aborigeni dell'Australia, vuole giustificare i massacri degli indios in America Latina, vuole giustificare la distruzione delle società africane. Questo è il senso. Per cui quello che dice il titolo del Gazzettino, ribadito il no alla pena di morte, è solo una buffonata. Cioè, probabilmente il Gazzettino fa un favore al Vaticano, presentando in luce diversa ciò che non è. Cattolici contro islamici, coltellate fra albanesi. Dal Gazzettino del 9 settembre, albanesi cattolici hanno preso coltellate albanesi musulmani perché si convertissero. Vabbè. Frate uccide l'amante, mi stava ricattando. Beh, di questo ne ha già parlato l'altra volta Francesco, dicendo che la pulsione di vita, cioè il fatto che la voglia di sesso, la voglia di soddisfare i propri bisogni è una voglia naturale dell'uomo ed è mostruoso soffocare il bisogno di espressione dei propri bisogni e dei propri desideri. E il frate ha ucciso l'amante non perché lo stava ricattando, ma perché aveva paura che la donna andasse ai suoi superiori a dirgli cosa lui aveva fatto. Tutto lì. E questa è la pazzia, queste sono le fobie che vengono alla luce. Vediamo un attimino invece, al contrario di questo, abbiamo tanti auguri per gli ex religiosi sposi. L'ex parroco di Orta di Artella, Don Amodio Niola, di 69 anni, sposerà l'ex suora di origine filippina, Palma Eva Robis, di 31 anni, che hanno rinunciato alla vita religiosa, hanno anche un figlio. Beh, Venere si esprime in due modi diversi. Per il frate che uccide l'amante, si è espressa e ha avuto una reazione violenta da parte delle persone. Per invece questo religioso Don Amodio Niola e la suora Palma Eva Robles, invece, Venere si è espressa e ha avuto una rispondenza d'amore. Le cose sono, bah, ognuno poi mediti. Boh, poi c'è il 13 settembre del 97, un articolo abbastanza truffaldino. Roosevelt chiese aiuto al Papa per salvare gli ebrei, non è assolutamente vero. E gli ha detto, Cocco Bello, ricordi cosa sta succedendo. Le cose sono un pochino diverse. Abbiamo ancora altri articoli sulla nostra amata Teresa di Calcutta, ma io direi di finire qui, insomma, anche la nostra esposizione. Bene, abbiamo parlato del XIV secolo, abbiamo concluso il XIV secolo, io dell'arte dell'agguato non ve ne parlerò più per il momento. Nella prossima trasmissione, XV secolo, l'episodio che ci interesserà sono le vicende mercantili. Perfetto, un attimo di pausa adesso, che metto su un attimo di musica. Naturalmente, se qualcuno vuole telefonare, ricordo che Radiogamma trasmette. Radiogamma trasmette su 94 FM e il numero di telefono è 049 700 700. Pronto? Sì? Ciao Ciao. Claudio, senti. Sì. Sono la Roberta di Vicenza. Ciao Roberta. Ciao. Era da tanto che non Prima mi telefonavi. ti telefonavo. Però io ho sempre il solito dilemma Sì. con te. E io adesso ti faccio una domanda. Se non tirarmi fuori la storia dell'orso, perché guarda, io ti faccio una domanda e tu mi rispondi. Allora, tu vieni qua in radio, no? Sì. Vieni a parlare del paganesimo o vieni a fare la storia della religione cattolica? Cioè, io quello che non ho capito della tua trasmissione, perché inizi col paganesimo e dopo mi. Guarda che a me non interessa di quello che dici della religione cattolica, perché è tutto vero sotto informazioni. Però io non riesco a mandare giusta roba che già dai primi giorni. Se vieni a parlare del paganesimo o se vieni a parlare della storia, te lo ripeto per la seconda volta. Posso chiederti che differenza c'è? C'è una grossa differenza. Perché io voglio sentirti parlare del paganesimo, perché se no tu vieni e allora sei anticlericale.
Cioè, se tu vieni a sputanare la Chiesa Cattolica, che è giusto, che è vero, che sono qua, che sono là, allora io so che tu sei un anticlericale. Se invece tu vieni qua, e allora dopo, se succedono tutte queste cose, gli striscioni, tutte le cose, è anche vero, perché c'è qualcuno che si ribella. Tu, se mi parli del paganesimo, io ti ascolto, magari non recepisco niente, però so qualcosa del paganesimo. Adesso, tutte le spiegazioni che vuoi darmi tu, me le dai per radio, però la domanda che io ti pongo è questa. Va bene. E il dilemma mio è questo, perché sto ascoltando la storia della Chiesa Cattolica. Va bene. Tutte le malefatte, va bene? Non è vero, ne senti pochissimi da me malefatte, eh? Com'è? Ne senti pochissime malefatte da me. Ma guarda che io della Chiesa Cattolica, delle trasmissioni sull'anticlerica, le crele... Va bene, dai, stavo là. Sì, sulla cioè sull'anticlerica, lì, clericleralismo... Ho capito. Ne ho sentite tante, ne ho sentite di tutti i colori. Sì. E ho libri, il discorso del libro in nome di Dio, per esempio, cioè, ne ho sentiti di tutti i colori. Io da te vorrei sentire parlare del paganesimo. Ciao Claudio. Ciao. Pronto? Ciao. Sono da Marghera. Volevo dire alla signora Roberti, l'ho sentita, sì, posso capirla, però io penso che non sia così facile parlare del paganesimo come della Chiesa Cattolica, perché nel paganesimo io non posso dire io credo in questo Dio, io faccio questa preghiera a questo Dio, il tal giorno io vado a sgozzare il vitello sull'altare del tale Dio e cose di questo genere. Cioè, è più difficile, perché le cose che si sentono dentro, appunto il paganesimo, non si possono buttare fuori così da un giorno all'altro. È vero. Comunque adesso risponderò anche all'amica Roberta. A parte che il crogiolo mi sembrava fosse il paganesimo. Va bene. Bene, ciao. Ciao. Così, ragazzi. Ciao. Grazie a quest'ultima telefonata. Ma comunque, amica Roberto, non ha capito una cosa, secondo me. O forse non... Cioè, io non sostituisco un Dio a un altro Dio. Cioè, io non sostituisco al Dio dei cristiani il Zeus o Giove. Io questa operazione mi rifiuto di farla. Quello che faccio io è riuscire a sostituire alle idee, al fare, alle azioni, idee, fare e azioni che sono proprie del paganesimo e del cristianesimo. Cioè, è inutile che io vada avanti a parlarti di Giove o della pudicizia plebea o pudicizia patrizia, no? Oppure di fortuna o di forza o di giuturna, quando in realtà alla fine di tutto questo bel discorso che io ti faccio sul paganesimo viene fuori la battuta del tipo bisogna conoscere se stessi. Cioè, io davanti a una battuta e bisogna conoscere se stessi, mi vengono i brividi. E allora, non ti posso dire questo. Per cui, se tu pensi che io al Dio dei cristiani sostituisci altri dei, è un altro discorso. Quello che ti ho detto di Occam oggi serve per riuscire a capire un concetto fondamentale della stregoneria del paganesimo, cioè costruire un cammino diverso, costruire un sistema sociale diverso, costruire una situazione in cui possiamo percepire il circostante. Qual è la difficoltà grossa? La difficoltà grossa è che tutte le persone sono state educate e costruite dal cristianesimo. Per cui se io andassi in giro a dire faccio sacrifici a Giove, tutti lo capirebbero questo, perché queste sono le puttanate messe in giro dai cristiani. Se io invece vado in giro a dire non c'è un Dio che crea l'universo, ma è l'universo che va a costruire la coscienza universale, chiaramente la gente fa fatica a comprendere questo concetto. E questo però è la cosa che mi interessa. Vediamo ancora. Pronto? Sì? Ciao. Senta, quel ragazzo che ha ucciso la mamma di 23 anni, adesso vanno avanti per una settimana con questo, sì? Su tutti i telegiornali. Beh, quel frate che ha ucciso l'amante, sì? Si sente solo in un telegiornale, non di sera, di mezzogiorno, e sì? Poi non si sente più niente. C'è una diversità, vero? C'è una diversità. Allora, quello poverino ha ucciso la madre chissà per quali motivi anche. L'altro invece, non so di due chi sia peggio però, sa. Quel frate per uccidere sta per
per scagionarsi e fare la faccia bella, un altro così. Però è tutti i casi così, guardate che tutti i casi che è dentro uno dei quei grossi della Chiesa Cattolica, se fanno un malano, si sente solo in un telegiornale e poi basta, tutto cancellato, non si sente più niente. Da chi vengono? Chi propone di dire no, basta, altri telegiornali non deve essere fatto? La gente non deve sapere. Beh, deve sapere le altre cose, ma non quelle. Io avrei preferito che avessero parlato anche meno in modo morboso delle altre persone. Purtroppo ne parlano sempre in maniera troppo morbosa. Non capisco come dicono morbosa. Parlano in maniera morbosa, come se l'omicidio gli piacesse, come se questo fosse un carogna, un cattivo. Sì. Se senza andare a vedere le cause che hanno portato a fare questo, fare no? Questo, sì. Invece ne parlano proprio come se gli piacesse quasi. Non so, io trovo questa differenza, che quando si tratta di un ragazzo che fa un malano, gli vanno avanti per una settimana, adesso fanno vedere tutto dopo, i particolari. Questo invece succede, che questo succede, se fosse stato un parco, questo succede, è già tanto che lo dicono per un telegiornale, quasi si vede che proprio non possono fare a meno. Questa è una diversità che non mi piace. Sì, sì, questo è vero. Sono preferenze che a me non piace. Ok. Pronto? Sì, caro Claudio, ciao, sono Gianni. Ciao. Senti, io già da un po' di tempo che ti seguo, fischia tutto? No, non fischia niente, aspetta un attimo. Dimmi. Claudio, tu hai capito che sono molto vicino alle tue idee. Cioè, quantomeno io ho fatto un percorso nel quale mi sono liberato dal concetto di un Dio personale che fa le cose come qualche cosa di esterno, no? Io penso che l'universo stia cercando di organizzarsi cioè cresce la propria organizzazione nell'intento di prendere coscienza di se stesso, e credo che, mi pare di aver capito, che siamo sullo stesso binario, se non sbaglio. Beh, molto vicino. Vuoi correggere? Comunque. Sì, no, d'accordo. Ecco. Quello che non riesco veramente mi sforzo veramente con sincerità a capire è che, pur avendo questa visione comune, a un certo punto personalizzi anche tu prima stavi leggendo dell'orrore, ma ne parlavi come di un'entità esterna che cerca di impadronirsi dell'uomo. Ma non riesco proprio a concepirla come un'entità esterna che fa una certa lotta. Mi sembra un atteggiamento, scusa il termine, un atteggiamento cristiano, cioè di questo spirito maligno che cerca di in qualche maniera di violare l'integrità dell'uomo. Io non lo vedo, e così anche quando parli di dei, no? Non vedo questa necessità, ma guarda che te lo chiedo non per farti una critica, per amore del cielo, anzi, vorrei veramente capire come mai arrivi a questo modo di esprimerti. E poi, se mi consenti, volevo farti una piccola critica sul linguaggio. Tu sai che quando si cerca una comunicazione con le persone bisogna trovare il modo di comunicare, il nostro modo di comunicare è il linguaggio. Ora, se noi usiamo le parole con un senso che non è quello comune, rischiamo di non farci capire. Io credo che se uno vuole parlare di certi argomenti, la prima cosa che deve fare è quella di cercare un modo di esprimersi che sia il più possibile vicino a quello della gente che ti ascolta. Diversamente facciamo una specie di monologo, insomma, no? È una critica, perché io quando sento che leggi queste tue letture, e anche quella di giovedì scorso, la sera, che è stata, immagino, seguita molto, ma non ha avuto seguito come telefonate, perché hai letto 5 capitoli di corsa, quando ognuno di questi meritava
un approfondimento, sì. Una trasmissione solo per un capitolo. Ho già avuto critiche da questo punto di vista. Sì, io stesso, guarda che credo anche di avere qualche possibilità di capirti. Sì, sono rimasto perplesso perché ho detto, ma certamente dice delle cose, sento che dice delle cose che hanno del contenuto, però faccio fatica a entrare nella mente di questo signor Claudio Simeoni, perché usa intanto in modo affrettato una terminologia che tu hai costruito in anni, quindi l'ascoltatore non puoi pretendere che tic tac si ne impadronisca, e poi parlavi di certi concetti che meritavano approfondimenti non da poco, insomma, ecco, niente, tutto qua. Dimmi quel discorso della personalizzazione di queste entità fantomatiche, tipo errore, insomma, ecco. Ok, ciao. Ciao. Bene, allora, intanto la critica che ha fatto per quelle letture è una critica che è già stata analizzata, e vediamo un attimo di sistemarla. Un attimo. Dimmi. Allora, il frate non si sta a portare in carcere. Bensì, gli dai gli arresti domiciliari in convento. Certo. Sono alle pubbliche del 13 del 9, pagina 19. Sì, sì, è vero, è vero. È stato trasferito, sì, in località segreta. Comunque, sì, un convento gli dai gli arresti. Sì, sì. Addirittura neanche a toccare il carcere, capito? Ho capito. Questi che ha un trattamento proprio... speciale. Sì, guarda, non so che giustizia che chiede. Ma lui aiutava i poveri. Sì, sì. Saluto, continua così. Ciao, grazie. Salve. Pronto? Pronto? Per cortesia, posso parlarti in privato? Posso, No. Dopo la trasmissione, dai. Sono Claudio, sì. No, non posso prima, no? Perché devo andare via dopo. Vediamo un attimo, mettiamo su una musica, basta che sia veloce però. Grazie, scusami. Bene, abbiamo preso questa telefonata qua in privato in via eccezionale per la disperazione della signora. Allora, vediamo un attimino. Per quanto riguarda la critica che ha fatto Gianni, l'orrore, perché io parlo dell'orrore? Nei capitoli che leggerò dopo dal libro dell'Anticristo parlerò proprio dell'orrore, cioè spiegherò il luogo d'origine del male. L'orrore è uno stato di essere, vediamo un attimo. Pronto?